Salve, sono Giuseppe Grezzi, italiano, residente a Valencia da 18 anni. In questo momento sono assessore alla mobilità del Comune di Valencia. Come si può immaginare, tutta questa storia delle chiusure dei porti italiani, alla Speranza, i rifugiati abbandonati in alta mare, e il fatto che la Spagna abbia deciso di accoglierli dopo che c'è stata, diciamo, la richiesta del Comune di Valencia e la Regione. Questo ha fatto in modo che ci sia questo dibattito tra Italia e Spagna. In più, poi sono una persona che è responsabile politico come io qui a Valencia, essendo italiano. Tutte le contraddizioni che abbiamo avuto in questi giorni, siamo passati un po' dalla tristezza, dalla pena di assistere a quello che era successo in Italia, di festeggiare come una vittoria per parte di Salvini che si erano chiusi i porti, che significava che stava condannando praticamente a morte le persone, in condizioni disperate, che tra l'altro fuggono dalla guerra, che forse sono stati anni attraversando i deserti con le mafie che le hanno minacciati, sicuramente sono morti compagni con loro, con bimbi. Allo stesso tempo una soddisfazione, un orgoglio di vivere in una città, in un paese, in una regione che ha aperto le porte alla speranza, che ha organizzato in poche ore tutto un protocollo per assistere ai rifugiati e che tutto sta funzionando molto bene. Praticamente sono entrate già le tre barche, sono scesi a terra tutti gli immigranti, si è fatto tra virgolette uno smistamento per le persone, per i bimbi, per le persone che avevano malattie e quindi poi si stanno ora smistando in qualche modo ai punti di accoglienza e si sta pure cercando di vedere quale sarà il loro status. Diciamo di residenti e fare in modo che non siano poi migranti illegali o che non finiscano, che questo è uno dei problemi aperti perché il governo non vuole dargli in qualche modo la residenza a quelli che non sono rifugiati dalla guerra, per fare in modo che no, non finiscano nei centri di internamento che abbiamo qui, che tra l'altro dal nostro partito, che è il partito Compromís, assimilato un poco a Podemos, abbiamo detto che i centri di internamento devono essere chiusi perché sono un limbo legale. E tra l'altro si sta maltrattando le persone che sono lì. E niente, spero che cambi la situazione in Italia perché è intollerabile quello che è successo, perché tra l'altro molti italiani, sono convinto che la maggior parte sono accoglienti, sono solidali, però si stanno facendo trasportare da questo movimento di rifiuto a delle persone, dimenticando che noi siamo stati immigranti. Io sono un immigrante qui, mi hanno trattato come qualsiasi altra persona di qui, la maggior parte delle persone, e gli italiani sono stati migranti. Allora, che dovevano fare? Tutti quelli che sono andati a vivere in Germania, in Francia, Belgio, dappertutto, no? Negli Stati Uniti, in Argentina, tutti gli italiani che sono andati lì, che pure hanno subito, hanno dovuto affrontare queste penurie e noi ci lamentavamo di come li trattavano i nostri connazionali, stiamo facendo lo stesso con altre persone che tra l'altro vogliono solo cercare di vivere degnamente e di avere un futuro per loro famiglie, per i loro bimbi. E quindi per favore continuiamo a lottare perché questo non può continuare così.